Secondo capitolo, sempre dal libro Il sentiero degli angeli. Il paragrafo ha un altro titolo, Storie di uomini. A parlare è sempre sole. E ora, cara Filomena, ti racconto una breve storia, una cosa veramente simpatica, per farti comprendere com'è difficile all'interno della propria famiglia essere così diversi. Questa è la breve storia di uno dei miei fratelli, ma aveva un comportamento che suggerisco a tutti di non assumere mai. Questo mio fratello mi sollevava sempre molte obiezioni sul mio sentire particolarmente dentro l'essere spirituale. Diceva che erano cose appunto da donne. Invece lui, atteggiandosi davvero uomo, aveva incentrato la sua vita nel lavoro e questo gli rendeva molto denaro. Questo è certo, sì, moltissimo denaro. Ma diventando sempre più ricco, diventava di conseguenza sempre più pieno di se stesso, sempre più distante dal suo stesso essere spirituale. Ed era talmente assorbito dal suo lavoro che mise a repentaglio tutti i rapporti familiari, perché era sempre in viaggio, in un continuo viaggio. Così che ben presto i legami familiari divennero molto fragili. Insomma, i fratelli più piccoli crescevano senza di lui. E quindi con quale pretesa si può dire io conosco mio fratello o mia sorella se per una decina di anni si è distanti? Dato che qualsiasi persona è sempre in evoluzione? Insomma, divenne un vero dilemma anche per se stesso, dato che le aziende che tanto amava, dopo qualche tempo, piano piano, iniziò ad odiare. Iniziò ad odiare quelle aziende perché lo facevano lavorare notte e giorno. Gli davano molto denaro, sì, questo è certo, ma era anche sempre molto impegnato. Non c'era un attimo per se stesso, c'era solo e sempre il lavoro secolare. Non sopportava più niente e nessuno, tanto era assorbito dal suo lavoro. E lo era al punto che non trovò mai una donna che potesse accettare questo tenore di lavoro. Non trovò mai una donna che potesse condividere la sua stessa vita. Pensa, il mio cammino probabilmente era un po' solitario a motivo della mia ricerca spirituale e la sua lo era altrettanto a motivo della sua ricerca della ricchezza materiale. Pensa. Eppure c'erano giorni che avrei voluto dirgli di rallentare tutte quelle tensioni che il lavoro gli procurava. E volevo anche dirgli che la vita non era ciò che lui stava vivendo. Ma al solito, dato che io ero un po' più piccola, era il mio solito chiacchiericcio della mia mente. Era il solito chiacchiericcio che mi sollecitava sempre più domande, a cui io non trovavo nell'immediato una risposta.
E spesso mi dicevo, come si può pretendere da un uomo l'idea di fargli capire cos'è l'essere ricchi spiritualmente se questo cerca sempre solo denaro? Se questo cerca solo un modo per arricchire la sua stessa ricchezza spirituale? Non aveva compreso la differenza, perché ognuno di noi è già ricco dentro se stesso nell'essere spirituale, perché la volontà di Dio è ricca, la conoscenza di Dio è ricchezza. Ancora più difficile dopo qualche tempo per me fu farlo aprire alla propria bellezza angelica. E tuttora, ogni tanto, quando, nonostante l'età, quando mi chiede: ma tu credi ancora in quelle cose che credevi da piccola? Credi ancora nella bellezza degli angeli? Incredibile. Nonostante tutto, nonostante io gli abbia dato delle prove, ancora che mi canzonava, ancora che metteva in dubbio la credenza negli angeli, la mia credenza negli angeli. Impossibile anche solo pensarlo. Il suo viaggio sicuramente è uno di quei viaggi difficili a comprendersi. Così che un giorno presi il coraggio e con molta pazienza gli spiegai che lavorare con più equilibrio gli avrebbe concesso comunque di scoprire ciò che era in realtà lui stesso. Gli avrebbe concesso di scoprire quello che lo circondava. Niente. Non riusciva a comprendere l'intimo significato di ciò che gli volevo far notare. Ed è probabile che sia una di quelle persone che solo alla fine, solo alla soglia di quell'ultimo velo, potrà conoscere il vero viaggio di una persona. Perché solo l'esito finale che darà modo a chiunque di capire che ogni individuo deve comprendere e percepire che in entrambi i mondi c'è ricchezza. Che ogni individuo deve comprendere che in entrambi i mondi ci sono cose che ci appartengono. E purtroppo, cara mia, contro l'ottusità si può fare ben poca cosa. Ed era la stessa identica cosa per mio fratello. Così che giorno dopo giorno, anche se facevamo molte chiacchierate a riguardo degli angeli, dopo qualche tempo mi presentò quella che oggi è diventata sua moglie. Strano, strano, stranissimo, aveva trovato una compagna. Forse qualcosa si stava muovendo anche nel suo cuore e nella sua mente. Forse a causa della maturità dei 60 anni aveva compreso che si stava perdendo molte cose. Forse qualcosa stessa della sua anima si stava muovendo nella direzione giusta, nella direzione del suo stesso equilibrio interiore. Ma l'aveva compreso molto tardi. Io, quando Sole raccontava della sua famiglia, rimanevo sempre più sconcertata,
dal suo temperamento deciso, nonostante la differenza di età tra i fratelli. Rimanevo sempre stupita nel come lei affrontava le situazioni con tutti i parenti, dolcissima e decisa. E mi stupivo anche di quella che era la sua stessa conoscenza. Una conoscenza veramente ricca. Ma lei non fece caso alla mia espressione così pensierosa. Avevo intuito che parlava comunque di un suo parente molto vicino. Ma era anche evidente che era anche una storia passata, dato che continuò senza la minima emozione a parlarmi di un'altra storia ancora molto difficile, specificando che comunque in questo caso non avrebbe fatto altrettanti nomi, perché la ritenevo un'altra storia delicata. Atteggiamenti di uomini che fanno diventare la loro storia molto delicata. Ma che in base alle storie che possiamo sentire sui giornali, chiunque ci si può rispecchiare. La storia di milioni di persone che non vogliono rendersi conto del loro lato spirituale. Il loro lato spirituale che è in netto contrasto con ciò che loro stessi desiderano. Sole. Quest'altro personaggio che è entrato nella mia vita, così molto di soppiatto, però è diventato una persona importante per la mia stessa vita, per la mia stessa esistenza. Ma anche per lui, per questo genere di persone, a volte si sembra che si impegnino a negare totalmente l'evidenza, anche se vedono gli angeli. Pensa, vedono gli angeli che gli danno degli avvertimenti e li ritengono pura fantasia. Li ritengono pura fantasia e naturalmente dopo qualche tempo sono letteralmente ignorati. Eppure erano messaggi angelici, eppure li aveva compresi. Paolo, cresciuto in questa famiglia molto umile, un padre che conosceva solo l'ambiente di lavoro, per cui a 13 anni anche lui iniziò a lavorare. Questo per farti capire le credenze che un bimbo assorbe durante l'infanzia. Altrettanto, la madre, a motivo di lavoro, delega la sorella più grande a fare la mamma, da mamma ai fratellini. Così Paolo cresce e imita sempre più il padre, che lavorava notte e giorno. E crescendo crede sempre più ad una sola idea, il lavoro secolare. Forse, al contrario di mio fratello, non proprio alla ricchezza, ma proprio al fatto che il lavoro lo tenesse impegnato. Tant'è vero che faceva lavori molto umili e a basso costo. Questo per farti comprendere che non era alla ricerca della ricchezza materiale. Aveva un'idea di se stesso molto inferiore a quello che poteva essere un valore di uomo. Il valore della sua stessa persona, anche spirituale. Avevano cancellato dalla sua mente il valore della sua persona.
E comunque non siamo qui a giudicare nessuno. Non siamo qui a giudicare come un genitore voglia crescere i propri figli, vero? Comunque Paolo, dopo qualche tempo, concentrò la sua stessa esistenza sul lavoro. Sembrava che tutto il mondo fosse in quel lavoro. Anche quando trovò la compagna della sua vita, era sempre fuori casa per lavoro. E si rese conto solo di avere dei figli solo quando arrivavano le bollette esagerate da pagare. E questo perché i giovani ignorano la fatica di un genitore. Così che spesso Paolo esclamava: «Non posso lavorare in continuazione per pagare solo le bollette. Non posso lavorare solo e sempre per questo e quell'altra cosa». Era caduto nella trappola più insidiosa che lui potesse intraprendere. Il lavoro secolare senza essere retribuito giustamente. Ma poi arrivò l'età, un'età dove la forza fisica non è più quella di una volta. E infatti Paolo si ammala. E insieme alla malattia arriva una certa curiosità, una sorta di curiosità anche per quelle cose spirituali a cui non aveva mai dato spazio. E succede anche una cosa che nessuno mai avrebbe considerato. Nessuno mai avrebbe previsto. Paolo si converte a una spiritualità senza uguali. Così che nell'arco di alcuni mesi, 9 per l'esattezza, era in grado di parlare con gli angeli. In soli 9 mesi ha recuperato un'intera vita. E questi sono i veri miracoli, queste sono le persone da ricercare per far sì che siano di esempio, anche se con le sue esperienze poteva tranquillamente farlo prima. Ma è probabile che il suo percorso era già, non voglio usare un termine troppo casuale, era già destinato, anche se in coscienza so che il destino non c'entra. Il destino ce lo creiamo noi. E in effetti è probabile che per lui funzionava così. In fondo aveva sempre fatto a modo suo. Tutto si era svolto a modo suo. E comunque, caduta tutta l'impalcatura dei suoi 60 anni di vita, aveva costruito partendo dal senso che so tutto io, per arrivare alla consapevolezza che gli angeli esistono. Anche se poi questi stessi angeli l'avrebbero sostenuto in quest'ultimo viaggio, con manifestazioni d'amore che lui stesso non si aspettava. Lui sentiva solo che la vita gli scivolava tra le mani, difficile da accettare, ma era una realtà che si stava insinuando in tutto il suo essere. E gli angeli si manifestavano intorno a lui con gesti di amore. Così, quando sentiva che gli crollava il mondo addosso, quando ti crolla quel mondo che ti sei creato, appare tutto molto più chiaro.
Appare tutto molto più chiaro che si è trattato solo di un lungo viaggio qui sulla Terra. Addio a tutte le mille idee. Addio a tutte quelle mille pippe mentali che ti fai perché la tua vita deve essere incentrata sul lavoro. Addio a tutte quelle congetture della vita stessa. Addio alla sofferenza, ai piaceri stessi della vita. Così Paolo, come un eroe di un film, ha compiuto il suo ultimo viaggio. Niente aveva più senso. I pensieri non erano altro che semplici, evanescenti pensieri. Eppure, fino a qualche mese prima, credeva che gli stessi pensieri, seppur limitanti, fossero qualcosa di vitale importanza, una cosa di cui non si potesse fare a meno. Si lasciava andare sotto il peso di quel chiacchiericcio negativo della sua stessa mente, fino al punto che gli stessi pensieri avevano condizionato tutta la sua vita, fino a farlo arrivare in quel punto senza ritorno. Aveva consumato il suo corpo sotto il peso di un lavoro continuo, senza gioire di quello che poteva essere il suo stesso essere spirituale. Ma ora che gli angeli lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio, con applausi e tantissimo fragore, tutti si sono resi conto del suo valore e che in tutta onestà nessuno avrebbe mai giurato che fosse capace di questo repentino cambiamento. Un repentino cambiamento, proprio uno come lui che era così schivo e solitario a motivo del suo lavoro. Sole si zittisce, non riesce più a parlare. E qualche lacrima gli scende lungo il viso, lungo le gote. Noto che Sole ha gli occhi lucidi, moltissime lacrime rigono ancora il suo viso. Eppure con la bocca tenta un mezzo sorriso per evitare che io mi possa preoccupare. Ma è un mezzo sorriso di commozione. E non sto nemmeno a chiedergli chi poteva essere quella persona. Basta guardarla negli occhi. So che lei in cuor suo non lo accetterà mai. Nonostante la conoscenza e nonostante la sua età, si nota che non accetta che si possa spegnere così una persona. Non accetta che si possa spegnere così una persona dopo aver conosciuto la luce divina, dopo aver conosciuto l'amore degli angeli. Dopo qualche secondo mi fa segno che si sente ancora di parlare. E io gli faccio un cenno con la testa che lo accetto, perché vederla soffrire fa soffrire anche me. Sole, sai, la morte fisica a volte è solo una conseguenza degli stessi pensieri nocivi e negativi. E per quella persona i suoi pensieri negativi erano dettati dalla sua stessa anima stanca. Un'anima stanca di continuare un viaggio che era diventato scomodo e invivibile. E per me questa è stata una lezione di vita, una lezione di vita da considerare ogni giorno come un regalo dal cielo e dagli stessi angeli. Un regalo che, di fronte alla reale considerazione che non siamo solo carne,
ma anche spirito, mi rende tristemente felice. Mi rende felice e triste. Felice perché lui ha avuto il coraggio di affrontare tutto con molta umiltà. Felice perché ha conosciuto gli angeli e gli angeli lo hanno accompagnato in quest'ultimo viaggio. E triste perché purtroppo non c'è più. Triste perché ci manca. Triste perché mi manca. Constatare il fatto di vedere come si può in un breve periodo di tempo fare un'inversione di marcia così repentina, pur di comprendere le verità divine, è veramente incoraggiante, in particolar modo per me che ne sono l'artefice, perché l'ho aiutato ad imparare tutte le preghiere, tutte quelle perlomeno che lui stesso riusciva ad assimilare nel suo cuore. Tutto quello che lui stesso aveva dentro il suo cuore. E questo, cara mia, è quello che io posso sperimentare quando conosco profondamente le persone. Anche se c'è sempre chi nega fino alla fine la volontà divina. E c'è chi tenta invece, anche in fondo al proprio cammino, la famosa inversione di marcia, comprendi? E quindi Paolo ha dato prova del suo amore per gli angeli. Paolo ha dato prova del suo amore per le cose celestiali, le cose spirituali, fino al punto di invertire la sua marcia. Lo so, è successo un po' in ritardo. Avrei voluto che succedesse molto, ma molto prima. Si poteva intraprendere un cammino sempre insieme. Ma ognuno di tempo, ognuno di noi deve rispettare i propri tempi. E io in un qualche modo sono comunque felice perché Dio, anche se in ritardo, gli ha concesso di vivere tutti i privilegi. Ha raggiunto il privilegio, nonostante la situazione, di essere nel giusto equilibrio per affrontare quel suo ultimo viaggio. E pensa, era veramente sereno, era nella giusta condizione per ricevere altre benedizioni, era nella giusta condizione per fare il suo ultimo viaggio. E questo ad alcuni non arriva nemmeno alla soglia di quest'ultimo viaggio. E quindi questi ultimi momenti di Paolo hanno fatto sì che lui si potesse guadagnare una sorta di paradiso. Ma quel paradiso era già dentro di lui, è solo che lui non lo voleva riconoscere, è solo che lui non se ne rendeva conto, perché era sempre preso da quel lavoro secolare, insegnato dai suoi genitori fin dall'infanzia. Una falsa credenza che non gli ha permesso di vivere una vita piena. Una falsa credenza che lo ha depistato da quello che poteva essere un altro suo cammino. E comunque è inutile anche agitarsi. So che ha ricevuto tutte le benedizioni. So che ha ricevuto tutto il suo sostegno di cui necessitava, dentro e fuori se stesso. E questo, ribadisco, mi rende tristemente felice. Io comprendo da queste ultime parole
che anche in questa situazione Sole ha sofferto moltissimo per quella perdita, per cui gli chiedo solo a cosa si riferisce con la frase «Sono stata io l'artefice». Mi ha incuriosito molto, anche se ciò che ha detto dopo era già un'eventuale risposta. Sole, sai, in realtà credevo di non riuscire. Conoscendo il suo scetticismo, sapevo in partenza che sarebbe stato molto difficile convincerlo a fare un'inversione di marcia. Ma poi piano piano ho notato che praticando alcuni movimenti delle mie mani vicino alle sue tempie, così come mi aveva insegnato mia nonna, e pregando incessantemente e chiedendo l'aiuto degli angeli, Paolo dava segni di accettazione del dolore. Sembravo più sereno e tranquillo, ma non ne ero poi così convinta nemmeno io, dato che ero molto stanca e abbattuta da quella situazione che si era venuta a creare. Così gli chiesi cosa sentiva, oppure cosa vedeva, e così lui stesso mi disse che aveva visto qualcosa alle mie spalle. E io gli chiesi, descrivimeli, perché so già cosa stai vedendo. Descrivimeli perché gli angeli sono con noi. Così che iniziò ad agitarsi un'altra volta, perché aveva visto un quarto angelo. Uno, due, tre, quattro angeli. Apparivano chiari alla sua vista, gli stessi angeli che io avevo chiamato. Michele, Gabriele, Raffaele, Uriele, dategli la forza di affrontare quest'ultimo viaggio. E con questo credo sia stato in grado di aprire la sua mente alle cose spirituali e soprattutto vedere il progetto divino riservato a lui, che non era quello che aveva vissuto fino ad allora. E rapidamente credo che abbia compreso anche quanto tempo abbia sprecato dietro le cose inutili e futili di poca utilità. E soprattutto di quanta felicità si è privato nella sua stessa esistenza. Ma una sera in particolare mi confessò di aver visto gli angeli ai piedi del suo letto. E questo ha dato a lui l'opportunità di affrontare il suo ultimo viaggio, come dicevo prima, con la consapevolezza che Dio lo aveva perdonato. Dio lo aveva perdonato di aver trascurato la sua stessa persona, il suo stesso percorso evolutivo. È così che piano piano, dolcemente, si preparò ad affrontare il suo ultimo viaggio in totale serenità. E quindi, cara Filomena, il suggerimento è di aprirsi al mondo spirituale sempre in tempo e non solo in caso di estrema necessità. Comprendi? La necessità del vivere quotidiano non deve assorbirci al punto da non sapere più chi siamo veramente. Sei d'accordo? La felicità è a portata di mano di tutti. La felicità è a portata di mano, dicono alcuni, e non deve essere solo un modo di dire. Ma la gente ultimamente è troppo distratta, troppo di corsa e non si accorge che la vita stessa gli sta sfuggendo dalle mani. E io sento che la necessità di gridare a tutti a gran voce, di tenersi ben stretta la vita, è diventato il mio cammino.
E io sento dentro di me la necessità di gridare a gran voce, di tenersi ben stretta la vita e di continuare il cammino arricchendo con le attività dello spirito, pur praticando un lavoro secolare, ma mantenendo l'equilibrio tra lo spirito e la carne, perché dopo varie lotte di moltissimi anni non sentirsi nemmeno liberi di credere negli angeli è da stupidi. E io ora mi sento straordinariamente libera. Ho lasciato che la vita prendesse sempre un cammino più fluido verso le cose spirituali, sempre connessa con i miei angeli, ed è questa la mia missione, ed è questa la mia ragione di vita. Certo è che sia le paure che le tensioni di quei momenti che ci sono nella vita di tutti, so che si possono distrarre, ma il modo con cui si affrontano gli stessi problemi, le stesse distrazioni, che cambia totalmente il risultato del nostro stesso cammino. Sei d'accordo? E io, nonostante i problemi, ho saputo ritrovare l'armonia in ogni aspetto della mia vita, anche in quei momenti bui e apparentemente senza uscita. E la cosa più strana, cara Filomena, è che quando stai soffrendo ti si apre un'altra finestra, per così dire, una finestra su un altro mondo, e ti senti dentro di te la volontà anche di aiutare il prossimo, così che a mia volta mi capita di sostenere gli altri ad affrontare il dolore, e la loro stessa serenità e di conseguenza diventa la mia. Un'altra cosa che ho imparato dalla vita è dare il meglio di me stessa, a discapito di come si comportano gli altri. E questa è un'altra delle mie priorità. I risultati poi mi danno continuamente ragione che sono sulla strada giusta. Il cammino è in continuo altalenare di continue situazioni indicibili. Ma io tengo lo sguardo dritto alla promessa e alla ricompensa per il mio cammino, per il mio viaggio. Ora che ho acquistato molte più cose, molte più situazioni, ho compreso molte più situazioni dal mio viaggio, ora ho imparato ad amare anche la vita. Sento che non mi stancherei mai più di viverla. E questo è il regalo più bello che io potessi fare a me stessa. E questo è il regalo che tutti noi possiamo fare a noi stessi, così che anche gli angeli possano ringraziarci per avergli dato ascolto, perché loro sono sempre al nostro fianco a darci suggerimenti. È solo che noi siamo sordi e ciechi. Siamo ciechi e sordi alle cose spirituali. Siamo ciechi e sordi ai comandi divini di amarci e di guardarci dentro per trovare le soluzioni a tutti i nostri problemi. Io. Certo è che deve essere molto emozionante, cara Sole, conoscere tutte queste cose che conosci tu. Mentre parlo, sento alcuni rumori nella stanza e Sole fa leggermente dondolare la testa come a dire non preoccuparti. E con quel semplice gesto mi fa comprendere anche che non è facile prendere atto delle proprie debolezze e nemmeno delle esigenze della propria vita, cosa che invece basterebbe veramente poco, perché la vita di ogni persona possa intraprendere un altro viaggio, un altro cammino molto più semplice, un altro percorso possibilmente in positivo.
ma purtroppo molto spesso a volte anche trascinato troppo a lungo questo atteggiamento negativo. E a motivo di questo abbiamo la mente offuscata, una mente che ci impedisce di vedere le cose con chiarezza e lucidità mentale. È così che ci muoviamo barcollando come degli ignoranti aggrappati alle cose materiali e di poca utilità. E così facendo ci priviamo di scoprire la nostra vera natura, la nostra vera coscienza divina che è anche più utile di qualsiasi altra cosa, perché ci darà la possibilità di avvicinarci a Dio stesso con un'anima più leggera, e più serena. Perché risvegliare la propria coscienza solo al punto del trapasso non porta molta felicità, sappiatelo. Quindi chiediamoci, cosa mi impedisce di cercare Dio? Cosa mi impedisce di cercare dentro me stessa il modo più adatto per poter raggiungere quello stato di benessere mentale che a sua volta mi farà comprendere come raggiungere l'unione del mio spirito e con quello degli angeli e di Dio stesso? E dire che abbiamo avuto un insegnante come Gesù, che non ha mai tralasciato qualche insegnamento, vero? Gesù ci ha dato tutti gli strumenti di estrema utilità, fino al punto di donarci la sua stessa vita per nostro beneficio. Cos'altro ancora vogliamo? Cos'altro ancora dobbiamo ancora vedere? Gesù diede la sua vita affinché potessimo abbracciare la sua stessa felicità, la nostra stessa felicità. Quindi vi sollecito tutti a svegliarvi da quel torpore, un torpore che annebbia le nostre menti e ci fa rimanere spenti. Svegliamoci finché ne abbiamo il tempo e sappiate che gli angeli sono al nostro fianco e aspettano solo che noi ci accorgiamo di loro. E per voi che vi nascondete dietro ai vostri problemi, vi dico, non tentate ancora di nascondervi dietro ai vostri problemi, perché farlo non porterà a niente, perché per gli angeli non c'è problema che non possa essere risolto. Tu ora trova il tuo angelo, cercalo. Cercalo in ogni persona, cercalo nell'infinito cielo e soprattutto guarda al tuo fianco. Guarda al tuo fianco e dentro il tuo cuore, perché è lì che ha preso la sua residenza. Ha preso la sua residenza nel tuo cuore e nella tua mente da che tu sei nata. Che tu ne sia consapevole oppure no, lui è lì. Al tuo fianco, intorno a te e dentro di te. Perché lui è dentro di te e intorno a te. E insieme, io e Sole, auguriamo a tutti di trovare il proprio angelo custode, perché con il loro aiuto riusciremo ad affrontare una vita più leggera e potremmo affrontare anche quell'ultimo viaggio che purtroppo dovrà succedere a tutti, altrettanto con più leggera e leggerezza.